Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al quarto episodio di Harry Potter e la pietra filosofale per PlayStation 92. Sto scherzando, Harry Potter il prigioniero di Azkaban per PlayStation 2. Nello scorso episodio abbiamo preso l'incantesimo Glacius, che ci servirà per spegnere i bollenti spiriti dei nemici, come ci è suggerito e come ci ha suggerito il gioco. E oggi, di bello, sapete cosa faremo? Io non vorrei fare niente, però il gioco me lo impone. Non me lo impone. E quindi andiamo a lezione di pozioni. Ciò implica che dobbiamo andare nella sala. Nella sala grande, no? Quella che ho. No, nella sala grande, nella scalinata principale, dove c'è la sala grande. E dove possiamo trovare il primo oggetto della bacheca, che è una spilla, qualcosa del genere. Ehi signore, ce l'ha una sigaretta? Nella vita c'è qualcosa di più importante del Quidditch, lo sai? Vai a cagare. Non mi va proprio, ma temo che dobbiamo andare a pozioni. Neanche a me non mi va, Hermione, Ron, come schifo ti chiami. Però dobbiamo andarci per forza. Si sono aperte le scale, sono contento come una Pasqua. Sempre pochi studenti, però sempre pochi studenti. Non ce ne sono tantissimi. Come non ce n'erano tantissimi neanche nei giochi precedenti della saga. Peccato. Va bene che i caricamenti sono più corti, però ce n'è uno ogni porta, Cristo santo. Che cavolo. Guardate il corridoio di Hogwarts. Guardate i prefetti rompipalle. Prima di ogni cosa dobbiamo andare là. Oh, guardate che figo. Aspettate. Quando vedo i vasi, la mia follia omicida mi prende alla sprovvista e voglio le gelatine. Odio doverlo dire, ma dobbiamo andare nei sotterranei. Odio doverlo dire, no, ma stai zitto e chiudi quella bocca. Sala grande. Non si chiama sala da pranzo, no, sala grande. Bella la sala. Ah, per i duelli. Stiamo andando nella direzione sbagliata. Che grandissima figata, ragazzi. Ho capito, però dov'è lo stemma da prefetto? Dove schifo è? La prima squadra che elimina tutti gli avversari vince. Ma io non volevo. Non volevo combattere. E vabbè, mentre che ci siamo, uccidiamoli tutti. Qualcuno che mi becca? Oh, le gelatine! Mamma mia, ragazzi, guardate quante gelatine che mi stanno dando questi! Grifondoro vince! Ma è troppo semplice sta sfida. No, sul serio. Non mi sono neanche impegnato un po'. Ecco un modo semplice per raccogliere tante, tante e tante gelatine. Ma io ancora non ho trovato quello schifo di spilla. Ho detto che era nella sala. Non dovrei dirlo, ma dobbiamo andare nei sotterranei. Ma stai zitto, Ronno, come schifo ti chiami. Credo che il troppo studio stia dando alla testa, Hermione. Ha detto qualcosa sulle 2 ore di aritmanzia. Ma adesso ha pozioni insieme a noi. Gira tempo, Ron, gira tempo. Corridoio del sotterraneo, neneo. Apri. Belli i sotterranei, così tetri, così scuri, così. Così schifosamente schifosi. Aula di pozzi. Qui ovviamente c'è. Attento, Potter, c'è un dissennatore dietro di te. Ah, che ridere. Stiamo qui a perdere tempo. Perdere tempo? Ho appena trovato uno scrigno figo, Ron. Con dentro una. Bella queste esclamazioni, davvero. Me le segnerò sull'agenda. Qua cosa c'è? Apri senza che ci. No. Ci sono delle cose strane qua. Ma aspettate. Oddio. Non mi va proprio, ma temo che dobbiamo andare a pozioni. Ron, ma perché me lo sono portato dietro? Non poteva stare a casa sua oggi. Oh, uno scrigno. Vedete questi piccoli segreti? Non li sapevate, quindi ringraziate. Pene! Lì c'è una porta. Qualcosa in cui bisogna passare e non so come fare. Un giorno, forse, chissà. Parla con e non mi vuole parlare. Ci sono 4 fiale di qualcosa là sopra. A caso. Mettiamoci in moto, d'accordo? Non ho la moto.
Ah, è qua, ma ci serve reparo, quindi questa... Ricordiamoci che quando avremo reparo dobbiamo subito ritornare qua perché c'è un segreto misteriosamente misterioso. Perfetto, possiamo andare a pozioni. Piton, non vedevo l'ora di rivederti dopo il primo episodio. Piton, dove sei? Vieni qua che ti devo dare le sculacciate. La pozione rigeneratrice è in grado di curare le lesioni più comuni. I più attenti di voi ricorderanno sicuramente che la versione più potente. Ti avevo detto che avevamo pozioni con radici. Parla più piano, no? Più forte. Parla più forte. Non ti sta sentendo nessuno. Finché ti trovi nella mia classe, devi. Harry! Ma che cazzo sta. Portalo qui davanti. Weasley! Mamma mia. Sto cazzo, chi se ne frega di Harry? Io prendo qua il scrigno. Cosa c'è? Grande! Portalo qui, cosa? Il foglio che ho appena trovato, Harry? Bella sta cosa. C'era Ron che voleva parlare piano così e invece ha parlato fortissimo. Ti avevo detto! Mamma mia. Calmata, Malfoy. Datti una calma, non sta facendo niente quel povero disgraziato. Wesley, smettila di fare confusione. Bene. Me l'ha detto lui. Attenzione, potresti anche imparare qualcosa. Giuramelo. Raccogli entrambe le fiale di pozione rigeneratrice dal tavolo. Per somministrare la pozione rigeneratrice a te stesso, allontanati da Potter e bevi il contenuto di una delle fiale. Adesso. Ok, aspetta che la vado a prendere, che è qua. Non la posso. La metto qua. Bevi la. Ora avvicinati a Potter e somministragli la pozione. Cioè, grande professore, ci sta spiegando come somministragli la pozione. Come bere da una bottiglietta. Grande, mi insegnamenti, davvero. Che cos'è successo? È morto. Lascerò a Wesley il compito di darti una spiegazione. Anche se la sua incompetenza è evidente agli occhi di tutti. Lol. Grazie allo spettacolino di Wesley, non abbiamo più tempo per continuare la lezione. Ah, perché dura solo 5 minuti? Ora, nel vostro tempo libero, raccoglierete gli ingredienti per l'antidoto ai veleni rari, in modo che siano pronti per la prossima lezione. Per la prossima lezione, quindi, dovrete portare semi di fuoco, pungiglioni di Billywig, carapaci di Bamfello e il corno di un graforno. Ah, lo trovi alla COP con lo sconto. La lezione è terminata. Grande Piton che ogni gioco di più assomiglia a Renato Zero. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Grazie mille, Wesley. Prego. Sono desolato. Non preoccuparti, andiamo fuori. Beh, io sono esausta. Sì, anch'io. È ora di andare a dormire. Sì, ma forse dovremmo iniziare a cercare gli ingredienti per le pozioni della prossima lezione del professor Pito. Che cosa ne pensi, Harry? Io penso che dovresti stare zitto. Sì, ma non hai detto dove, Hermionazza. Io li cercherei volentieri gli ingredienti. Forse sono nel giardino di Hagrid come una volta. Proviamo ad andare a vedere. Il parco di Hogwarts, un pendolo enorme che non c'era prima. L'hanno aggiunto ultimamente. Aspetta, forse mi ricordo gli ingredienti. Erano dove si trovano quei fasci di luce enormi. Forse, aspettate un attimo. Certo che il parco l'hanno rimodellato in una maniera assurda. Ci sono queste pietre, non sa che cazzo servano. Non so tu, ma con questi vestiti sto morendo di caldo. Spogliati, no? Oh, c'è il... Hagrid, si vede in lontananza. Ci sia molto da fare a quest'ora. Un volto molto familiare. Andiamoci a parlare un pochino. Hagrid, amico mio, come stai? Il corno del graforno. Sì. Il professor Piton ha voglia di scherzare. Non io non ti ho detto di dove si può trovare. Ah, lascia perdere. Stai cercando i semi di fuoco? Sì. C'è un cespuglio sul lato più lontano del castello. Ma non dire al professor Piton che te l'ho detto io. Si sta facendo tardi. È ora di andare. Non riesci a trovare i semi di fuoco? Troverai un cespuglio in fiamme sul lato più lontano del castello. Dovrai congelarlo se vorrai prendere i semi. Il corno del graforno.
Il professor Piton ha voglia di scherzare. Non ho idea di dove si può trovare. Ah, lascia perdere. Non so cosa fare. Credo che sia ora di andare a dormire. Fantastico, Hagrid che ci dice, che ci dà dei suggerimenti. Grande Hagrid. Aspettate una cosa, voglio provare una cosa che mi hanno detto una volta. Che c'era Hagrid che si buggava se gli lanciavi il Glacius. Aspetta, voglio provarci, voglio provarci. Proviamo. Lasciami in pace. What the fuck? Oh lol. Smettila. E così ragazzi possiamo osservare come in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban Hagrid può parlare i serpenti con il serpentese. Allora adesso una nostra missione. Sapete qual è? Sapete qual è? Andare a trovare quegli schifo di semi di fuoco. Un cespuglio dall'altra parte del castello. Sì, ma adesso non è che ho tutto sto tempo non per muovere. Non mi viene in mente nient'altro da fare. Allora comincia a stare zitto. Una stradicciola. Guardate che carina. Ragazzi, io amo questo castello. È molto più bello di Harry Potter i primi due. No, sul serio, guardate che gran figata è. No, io me lo sposo. Voglio trovare i semi di fuoco. Ron, smettila di frignare. È una bella giornata. Cerchiamo di sfruttarla, d'accordo? Grande Hermione. Vedi che lei almeno capisce qualcosa della vita. Cosa sono quelle cose per aria? Si mangiano? Ah, sono le bandiere dello stadio di Quidditch. Pensavo fossero degli uccelli. Lol. Ma sono da sola. Ah, ecco. Qua c'è Ron. E l'altro scemo dov'è? Oh. Sono stanchissimo. E muori. Eccolo. L'abbiamo trovato ragazzi. L'abbiamo trovato. Sì, però era impossibile da vedere dalla lontananza dove eravamo prima, eh. Credo che qui potremmo trovare i semi di fuoco. Tu credi Hermione? Io non credo di no. Un seme di fuoco. Tre ne dobbiamo. Ancora uno e avremo finito. Ah, poi ricrescono. Ah, ok. Praticamente si teletrasportano quando tu fatto. Abbiamo tutti i semi di fuoco che ci servono. Adesso? Non so che cazzo voleva quello. No, avevo detto tipo 3 intri. Ora era il corno di Graforno che non sa neanche Hagrid dove si trovi. E l'altro che ha chiesto qual è? Una delle cose che si fanno maggiormente quando si gioca un gioco di Harry Potter per PlayStation 2 è camminare per una quantità di tempo a esplorare il parco, come in questo momento. Io ovviamente la taglierò perché vedere me stare zitto e vedere Hermione che corre e basta senza dialoghi, senza niente, è uno spreco, cioè verrebbe una parte lunghissima con all'interno scene inutili come quella che vi ho appena descritto. Ma questa cosa è una parte di forza del gioco perché ti rilassa. Io mentre gioco, io in questo momento mi sto rilassando perché vedo, guardo l'ambientazione, anche se in bassa definizione, perché in bassa risoluzione, perché stiamo parlando sempre, in fin dei conti, di un gioco PS2. Però è rilassante lo stesso. Se sei un fan di Harry Potter, tu stai giocando, ti stai muovendo all'interno di quel mondo che ti ha fatto apprezzare la saga. Magari quella lì, come si chiama? Magari la saga cinematografica. Ed è una cosa, ed è un punto di forza non solo di giochi di Harry Potter, ma di qualsiasi altro videogioco, perché sei tu che controlli tutto, specie ancora se è un mondo che ti piace. Ora parliamo con Hagrid perché voglio sapere altre cose. Non riesci a trovare i semi di fuoco? L'ho trovato. Troverai un cespuglio in fiamme sul lato più lontano del castello. Dovrai congelarlo se vorrai prendere i semi. Lo so. Il corno del Graforno. Il professor Piton ha voglia di scherzare. Non ho idea di dove si può trovare. Ah, lascia perdere. Ma non aveva detto altri ingredienti quello là, ma... Vabbè ragazzi, io direi di andare a fare un culo e andiamo a dormire. Tanto. Perché tanto ci dice solo i semi di fuoco. E l'altro. Dovremmo esplorare per 3 ore tutto il castello per andare alla ricerca degli altri ingredienti, ma... Possiamo pur sempre prenderli il secondo giorno e nessuno ce lo vieta. Sarà ora calcolato il totale dei punti delle case. Che bello. Serpe verde. 136. Corvo nero. 79. Tasso rosso. 47. Grifondoro. 150. Grifondoro è in vantaggio.
Vedete qui i punti delle case, te li dice in un secondo. Allora ragazzi, io devo andare a fare delle cose con la McGrandi, quindi qua Seppe Verdi, Grifondoro, Tasso Rosso, bla bla bla, arrivederci. Niente male, sai, niente male. Harry continuava ad essere preoccupato per i dissennatori e Sirius Black. Poverino. Al tempo stesso però aveva molte altre cose di cui occuparsi. Devi aiutare Neville. Oh, mamma mia. Neville stava girando per il quinto piano quando Malfoy e i suoi scagnozzi l'hanno trovato e rinchiuso nell'aula di babanologia. Babanologia. Uno spettro. Dov'è Hermione? Nel dormitorio delle ragazze. Riesce a studiare meglio lì dentro. Ma certo. Immagino che tocchi a noi due, Ron. Perfetto ragazzi, nella prossima parte andremo ad aiutare quel coglionazzo di Neville. Io come sempre vi saluto, se la parte vi è piaciuta lasciate un like e iscrivetevi se ancora non siete iscritti. E se avete ancora voglia di guardare il gameplay di questo fantastico gioco, trovate il link della parte precedente e quella successiva in descrizione. Io vi saluto e al prossimo episodio. Ciao ciao. Adesso. Sì, ce ne stiamo andando, Ron. Stai tranquillo. Ciao. E anche da Ron.